Percepiva indebitamente l'indennità di accompagnamento da 3 anni. Un falso invalido è stato scovato dalla Guardia di Finanza di Assisi. La squadra mobile della Questura di Perugia ha catturato lo scippatore di catenine. Svelato il progetto definitivo che trasformerà la grande chiesa di San Francesco al Prato in un polivalente auditorium. Mentre sul campo iniziano le gare del secondo turno, la nuova formula degli internazionali dell'Umbria è valutata positivamente. Benvenuti da TEF Channel News, lo avete sentito nei nostri titoli di apertura, percepiva indebitamente la pensione di accompagnamento un uomo che è stato scovato dalla Guardia di Finanza di Assisi. Vediamo. Si era già accantonato una somma di circa 16.650 euro, un uomo che dal 2010 percepiva regolarmente ogni mese un'indennità di accompagnamento pari a circa 500 euro senza averne diritto. A scovarlo sono stati gli uomini della Guardia di Finanza di Assisi che nell'ambito delle attività per la lotta all'evasione fiscale e controllo della spesa pubblica hanno videodocumentato, come vediamo in queste immagini, l'uomo mentre se ne andava tranquillamente in bicicletta in giro per la città. Si fermava a leggere i cartelloni pubblicitari, effettuare acquisti anche in farmacia, per poi speditamente rientrare in casa aprendo la porta senza alcuna difficoltà. Peccato che aveva dichiarato di essere affetto da una grave patologia alla vista che gli avrebbe dovuto rendere obbligatorio l'accompagnamento. L'uomo è stato deferito all'autorità giudiziaria per truffa aggravata nei confronti dello Stato e nei suoi confronti è stato eseguito un provvedimento di sequestro preventivo per equivalente di tutta la somma illegittimamente percepita. Ma noi ci chiediamo, com'è possibile che commissioni mediche preposte rilascino certificati di invalidità a persone che non ne hanno i requisiti? Elena Ballarani, TEF Channel News, Assisi. E la squadra mobile della Questura di Perugia ha catturato lo scippatore di catenine questa mattina alla conferenza in Questura. Marcello Migliosi. La seconda sezione della squadra mobile della Questura di Perugia ha arrestato lo scippatore delle catenine. Si tratta di Khalil Trabelsi, magrebino del 94, al giovane nordafricano. I poliziotti contestano almeno 5 tra furti e rapine, tutte ai danni di donne sole e ultra settantenni. Il primo attacco il magrebino lo avrebbe sferrato mercoledì 26 giugno in via Bonazzi a Perugia, il secondo alle 11.30 di 2 giorni dopo in piazzale Europa nei pressi della sede dell'Ausl Umbria 1. Terzo e quarto attacco a Ferro di Cavallo nei pressi della chiesa alle 11.15 e alle 11.30 e l'ultimo sempre a piazzale Europa alle 16.30 sabato scorso. Vittime, come detto, donne anziane e sole, oggetti prioritari, catenine, gioielli che per le poverette magari rappresentano un ricordo di una persona cara che non c'è più o regali importanti dai quali mai separarsi. Allo scippatore, che per fortuna non ha mai fatto male alle sue anziane vittime, i poliziotti sono arrivati grazie ad una denuncia e testimonianze e, come si vede nelle nostre immagini, grazie ai video delle telecamere che sono collocate in città e nei locali. Determinante per il buon esito dell'indagine è stata anche la collaborazione dei titolari dei negozi Compro Oro di Via dei Filosofi e di Via Palermo, dove il giovane tunisino si era recato per vendere le catenine. Il giovane è stato intercettato in Piazza del Bacio mentre si trovava in compagnia di un suo connazionale, tal Sami Clay. Al primo i poliziotti hanno trovato addosso dell'oppio, al secondo 230 euro probabile provento di spaccio. Da lì successivi accertamenti e riscontri che hanno portato Khalil Trabelsi in carcere a Capanne. Marcello Migliosi, TEF Channel News, Perugia. Un anziano di 89 anni, residente a Carbognano di Spoleto, è stato trovato morto questa mattina intorno alle 6.30 dai vigili del fuoco impegnati nelle sue ricerche dalla tarda serata di ieri in località Monte Martano, in una zona impervia e con una fitta vegetazione. Alle ricerche, durate più di 7 ore e partite dopo che i familiari dell'anziano avevano dato l'allarme non vedendolo rientrare in casa, hanno partecipato insieme ai vigili del fuoco per alcune ore anche i carabinieri e i volontari della zona. Alla fine il ritrovamento del corpo dell'anziano grazie anche alle unità cinofile dei vigili del fuoco. E cambiamo argomento perché è stato svelato il progetto definitivo che trasformerà la grande chiesa di San Francesco al Prato in un auditorium polivalente. Valentina Baldoni. È stato presentato ieri alla Sala dei Notari il progetto completo del nuovo auditorium a San Francesco al Prato nel centro storico di Perugia.
La struttura potrà essere utilizzata anche come centro congressi o monumento per la visita turistica. Sono già stati realizzati il consolidamento e il restauro murario, le coperture parte absidale e la grande vetrata strutturale che lascia intatta l'architettura ruderizzata. Ora si passa alla fase conclusiva con illuminazione, riscaldamento, impianti idrico-sanitari, pavimenti, gli infissi, dispositivi di correzione acustica, le attrezzature e gli arredi. I lavori dovrebbero terminare entro il 2014. È un grande recupero, una struttura che si inserisce in quei contenitori culturali che sono il volano della nostra economia. È una grande opera dal punto di vista architettonico, recupera una parte importante della città perché è evidente che l'asse di Via dei Priori con questo, con l'Accademia di Belle Arti, il Museo dell'Accademia, la Torre degli Sciri e l'attivismo delle attività economiche di quel luogo avrà una vita nuova. Ecco. Per completare i lavori serviranno 5 milioni di euro suddivisi in due stralci, il primo di 3 milioni e 150 mila euro e il secondo di 1 milione e 850 mila euro. Il recupero architettonico e funzionale di San Francesco al Prato, ha sottolineato la Presidente Marini, rappresenta un tassello importante nel percorso di valorizzazione storico-artistica per la città di Perugia e per l'Umbria. Dalla primavera del 2015 sarà attivo il sistema di collettamento e depurazione da parte del lago Trasimeno. La Regione dell'Umbria ha stanziato 9,5 milioni di euro. Vediamo. 9 milioni e mezzo di euro di fondi regionali e statali per non gravare sulle bollette dei cittadini. È lo stanziamento per finanziare per la quasi totalità l'opera del sistema di depurazione del Trasimeno. Il termine dei lavori è fissato nella primavera del 2015. Si tratta della messa a punto di un sistema di collettamento e depurazione che raccoglierà i reflui della parte sud-occidentale del Trasimeno. La Regione dell'Umbria ha investito e sta investendo ingenti risorse per la tutela complessiva del patrimonio idrico del territorio regionale. 44 milioni di euro dei 213 ottenuti dalla ripartizione dei fondi FAS sono stati infatti destinati alla depurazione delle acque. Nella sala della giunta del comune di Castiglione del Lago, ieri si è svolta la consegna dei lavori per il primo lotto del sistema di depurazione intorno al lago, che prevede la realizzazione dei collettori fognari e l'adeguamento e potenziamento dell'impianto di depurazione di Madonna del Soccorso nel territorio castiglionese. Con l'apertura del primo cantiere prende avvio un'opera che, come previsto dalla programmazione regionale, consentirà di completare tutte le attività legate all'organizzazione e adeguamento del sistema di depurazione intorno al lago, a salvaguardia del bacino idraulico del Trasimeno. Pagina economica, si allungano ancora una volta i tempi per il completamento della Perugia-Ancona. La ditta impresa SPA in piena crisi economica lascia. È sempre a rischio il completamento dell'arteria Perugia-Ancona, perché l'azienda che è subentrata a BTP, Baldassini Tognozzi Pontello, azienda travolta dal fallimento, a sua volta ha chiesto l'applicazione della legge Marzano per gestire in forma straordinaria la pesante situazione finanziaria. Si tratta di Impresa SPA, titolare dell'appalto, che ha interrotto da tempo i lavori e ne ha parlato di questi argomenti nella commissione regionale a Palazzo Ciceroni l'assessore alle infrastrutture Silvano Rometti, che in risposta alla richiesta del consigliere Smacchi del PD ha affermato che per sostituire Impresa SPA ci sarebbero già due manifestazioni di interesse da parte di Bonifica SPA e Grandi Opere SPA. A questo proposito si è svolto un incontro fra i presidenti regionali di Umbria e Marche, Marini e Spacca, con il sottosegretario al Ministero delle Infrastrutture, l'umbro Rocco Girlanda, incontro finalizzato all'individuazione del percorso istituzionale per riavviare i lavori. Secondo Silvano Rometti, a fronte dell'ennesimo stop del cantiere della Perugia-Ancona, c'è da rilevare positivamente che il governo Letta, attraverso il decreto del fare, ha previsto risorse aggiuntive finalizzate proprio al completamento del progetto dell'intera tratta Perugia-Ancona, che renderebbe il lotto più appetibile per un possibile subentrante ad Impresa SPA. Ed ora siamo in collegamento telefonico con Alessandro Piergentili, segretario territoriale della CGIL di Perugia. Benvenuto.
Salve a lei e ai suoi telespettatori. Siamo alla vigilia di una conferenza stampa congiunta convocata per domani alle ore 11 a Nocera Umbra, in cui si discuterà delle problematiche relative all'accordo di programma sulla ex Merloni. A che punto siamo? Siamo a un punto pericoloso, perché sino ad oggi l'accordo di programma non ha portato nessun frutto auspicato e previsto dalle normative in esso contenute. Ecco, quali sono i vostri obiettivi ora? Ma noi stiamo facendo un giro di consultazione con i sindaci, con la regione, con gli altri soggetti interessati, affinché si intervenga per capire se l'accordo è così com'è, non è agibile, quindi non è attuabile, per dare le risposte agli oltre 600 lavoratori che sono ancora fuori dalla Antonio Merloni, perché sono in cassa integrazione. Ecco, per questi lavoratori la cassa integrazione andrà avanti fino a quando? Sino a novembre del 2013, quindi i tempi si avvicinano pericolosamente e bisogna trovare delle risposte, delle soluzioni industriali su quel territorio. Ecco, perché anche perché scaduta la cassa integrazione, lo scenario più nefasto, possiamo dire, quale sarebbe? E che i lavoratori vengano licenziati e quindi non hanno più l'ammortizzatore sociale che li può tutelare per ricollocarsi all'interno di attività produttive. In questo caso i sindacati sono tutti uniti, domani è una conferenza stampa congiunta? Sì, è una conferenza stampa congiunta, perché l'iniziativa che abbiamo intrapreso è unitaria di CGIL e CISL e UIL insieme con le categorie dei metalmeccanici, proprio per rendere più forte l'iniziativa e per far sì che si sblocchi la situazione che noi giudichiamo preoccupante e pericolosa per le prospettive di quel territorio. Bene, interverranno anche delle istituzioni? Domani? No, domani no, nei giorni prossimi agiremo nei confronti delle istituzioni sia locali che nazionali. Ovviamente, grazie. Allora ad Alessandro Piergentili della segreteria territoriale della CGIL di Perugia, noi continueremo a vigilare su questa vicenda ed ora voltiamo pagina e passiamo alla cultura. Dopo le trasferte a Gubbio e Perugia, ieri sera il concerto di Trasimeno Music Fest è stato ospitato all'interno del Castello dei Cavalieri di Malta a Magione. Valentina Baldoni. Dopo le trasferte di Gubbio e Perugia, il Trasimeno Music Festival 2013 è tornato al Castello dei Cavalieri di Malta a Magione. Ieri sera la pianista Angela Hewitt e la violinista Chloe Hanslip si sono esibite insieme interpretando Bach e Beethoven e il quartetto per la fine del tempo del compositore francese Olivier Messiaen. Angela Hewitt e Chloe Hanslip si sono presentate insieme a due giovani musicisti britannici, il clarinettista Mark Simpson e il violoncellista Oliver Coates, vincitore del premio Giovane Artista 2011 per la Royal Philharmonic Society. Questa sera, sempre a Magione, è in programma un reading dello scrittore britannico Julian Barnes, vincitore del Man Booker Prize 2011 con il romanzo Il senso di una fine. A seguire la prima mondiale di Three Cabaret Songs, un nuovo lavoro commissionato da Angela Hewitt al compositore britannico Michael Berkeley, su testi dello scrittore Ian McEwan, che saranno interpretate dalla soprano canadese Barbara Hannigan. Mentre sul campo iniziano le gare del secondo turno, la nuova formula degli internazionali di tennis dell'Umbria in corso di svolgimento a Todi sembra essere molto gradita. Pianigiani. Sui campi di gara di Ponteneglia di Todi degli internazionali di tennis dell'Umbria emergono ulteriori conferme del valore degli atleti presenti nel torneo maschile e femminile, con la promozione agli ottavi della Floris e della Callegaro, praticamente la maestra e l'allieva. Intanto sono presenti in città importanti personaggi del tennis italiano, richiamati dall'evento internazionale organizzato dal Tennis Club Todi 1971.
ad una simpatica serata all'aperto con la presenza di giocatori come Lorenzi, numerosi sponsor, arbitri ed esponenti delle istituzioni, abbiamo avvicinato Cino Marchese, noto manager sportivo molto legato al torneo Tuderte. Io sono molto contento di essere ancora a Todi e ho visto i progressi fatti da questo torneo piano piano durante gli anni ed è giusto dire che il coraggio li ha premiati, perché oggi organizzare dei tornei di tennis a questo livello ci vuole molto coraggio e indubbiamente gli organizzatori si meritano tutto la simpatia di tutti e spero che tutta l'Umbria che tiene i suoi internazionali sia grata a Marcello Marchesini di aver fatto questo. Altre notizie di sport in breve nelle nostre flash news. Andrea Sottil, ex tecnico del Gubbio esonerato lo scorso 21 giugno, sta per rescindere il suo contratto con la società rossoblù, con la quale sembra aver trovato un accordo dopo le incertezze dei giorni scorsi. Gianni Moneti ha detto no al Foligno in un post pubblicato su Facebook. L'ex presidente del Perugia ha chiarito che non farà parte di alcuna società né come socio né come sponsor. Importante novità per la Sir Safety Perugia Volley: nelle prossime tre stagioni Block Devils avranno un nuovo sponsor tecnico, il marchio giapponese Mikasa, tra i leader mondiali del settore, che sarà il fornitore ufficiale di Capitan Vujovic e compagni per tutto ciò che concerne l'abbigliamento e il materiale tecnico. Francesco Vitale del pedale Spellano ha vinto la cronometro individuale da Santa Maria degli Angeli ad Assisi, la gara è inserita nel programma di Passione Bicicletta e svolgimento sulle strade della città francescana. È tutto per questa edizione di TEF Channel News, io vi ringrazio per averci seguito e a tutti voi un buon proseguimento di giornata. Giornata da Silvia Carabello, previsioni per mercoledì 3 luglio 2013. Il tempo continua ad essere soleggiato al centro e al sud, mentre al nord arrivano dei temporali. Entriamo subito nel dettaglio. Nelle regioni settentrionali il cielo risulterà parzialmente nuvoloso, con nubi in aumento e associate a rovesci e temporali su tutte le Alpi nel corso del pomeriggio. Precipitazioni che entro sera raggiungono anche le pianure del Veneto e del Friuli Venezia Giulia. Al centro prevediamo una giornata all'insegna dei cieli sereni o poco nuvolosi su tutti i settori, salvo qualche nube passeggera. Anche nelle regioni meridionali il tempo si manterrà ampiamente soleggiato su tutti i settori. I venti continuano a spirare debolmente e di direzione variabile sul Tirreno, più settentrionali sul medio e basso Adriatico. Diamo uno sguardo alle temperature previste per questa giornata, minime senza particolari variazioni su tutta la penisola e con valori compresi tra i 15 e i 21 gradi ovunque. Durante il giorno prevediamo 25-29 gradi al nord, 27-31 gradi al centro e sopra i 30 gradi e con punte di 33 gradi nel meridione. Bene, l'aggiornamento si conclude qui.